Video tweet da Bruxelles. Sembra in crisi, se non addirittura tramontare, la candidatura di Ursula per altri 5 anni alla guida della Commissione europea. Voci in queste ore si rincorrono addirittura, pensate, sulla candidatura di un possibile nome di bandiera da parte dei socialisti. E questo vorrebbe dire che di fatto verrebbe meno quell'accordo che fino adesso si era tenuto in piedi con un'alleanza tra popolari, socialisti e i liberali di Macron. Questa sarebbe la prima importante notizia, perché venendo meno questo accordo i socialisti avrebbero un loro candidato, ma anche i popolari a quel punto penserebbero a un candidato alternativo e si aprirebbero tantissime nuove strade. In tutto questo anche il sito del Parlamento europeo ci dice che sulla carta mancano soltanto 11 deputati per una potenziale maggioranza di centrodestra per i prossimi 5 anni qui alla Commissione europea. Dunque, volendo, i popolari più i conservatori più il nuovo gruppo dei patrioti avrebbero quasi la maggioranza, mancherebbero soltanto 11 deputati. Ma pochissime ore fa si è formato un gruppo di estrema destra che raccoglie alcuni elementi della estrema destra europea, che avrebbe 28 deputati. Sulla carta, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, c'è una maggioranza possibile alternativa, una maggioranza che vedrebbe i socialisti esclusi da un accordo di governo. Sentire le cose, ascoltare le notizie e vivere la vita politica di Bruxelles è anche e soprattutto la mia vita da giornalista. Dunque, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, lasciate un commento e ovviamente seguite il mio canale. Al prossimo video.